Io sono un po' preoccupata perché vedo tutto il nostro sistema sanitario molto sotto pressione, le persone sono stanche perché ormai sono 20 mesi, 21 mesi ininterrotti che sono in prima linea, c'è una pressione in questo momento molto forte perché 50.000 vaccinazioni al giorno, 130.000 tamponi al giorno, l'incidenza all'interno degli ospedali, insomma, quindi voi capite benissimo, insomma, solo da questi numeri quanta tensione, quanto sotto stress sia il sistema in questo momento, perché poi c'è anche tutto il resto. Sarà un Natale di impegno per i lavoratori della sanità veneta, dai Covid point agli ospedali, del resto il contagio aumenta e con esso la pressione sulle strutture. Nelle 24 ore le nuove positività sono state 4.522, oltre 1.000 solo nel Trevigiano, in aumento i ricoveri in area non critica. Ieri è stato un giorno in cui abbiamo caricato 54 pazienti in area non critica, oggi meno, però diciamo che la pressione è una pressione che si fa sentire, tant'è che sono stati anche riaperti tanti Covid hospital. Resta stazionario al momento il numero di posti letto nelle terapie intensive, sotto i 170. L'anno scorso la quota già si aggirava sui 400 e le restrizioni erano durissime. Da qui la necessità di procedere con l'immunizzazione. Le terze dosi in Veneto sono ormai più di 40.000 al giorno, record nazionale. L'importante a questo punto è essere prudenti e collaborare con gli stessi operatori sanitari che da tempo devono fare i conti anche con la maleducazione di alcuni. Arrivano le minacce, arrivano le ingiurie, arriva la gente che è esasperata, che pensa che ci divertiamo a chiudere qualche reparto, a ritardare qualche intervento chirurgico, oppure gente che deve aspettare un po' di più in pronto soccorso, ma non è così. Cioè, la situazione oggi vi assicuro che tutti stanno facendo un lavoro immane. Quindi, proprio nel rispetto di queste persone, io credo insomma che noi possiamo anche noi, nel nostro piccolo, aiutarli comportandoci in maniera corretta e responsabile.